venite a vedere dopo la messa, ecco, oggi è il giorno dell'Immacolata, facciamo questa inaugurazione. Ogni anno c'è sempre qualche idea originale, è molto bella anche quest'anno, con l'idea di una capanna allestita proprio in maniera verosimile. Poi verrete a vedere un po' tutti i particolari. Quest'anno c'è anche un nuovo personaggio, un pastore che offre dei frutti verso la capanna di Betlemme, e un ulteriore pezzo acquistato per il nostro presepio, ed è stato acquistato con la raccolta che si è fatta tempo fa a suffragio della nostra carissima zia Caterina, la madre di Nicolino, per intenderci. Ecco. Quindi con quella raccolta abbiamo preso la famiglia, offerto un altro personaggio del presepio. Va bene, ecco. Accompagnati da Maria, ci accostiamo con fiducia al Signore per purificare il nostro cuore da ogni attaccamento al peccato. Signore, che sia annunciato all'umile figlia di Sion, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Cristo, figlio di Dio, concepito dallo Spirito Santo nel grembo di Maria, abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Signore, figlio dell'uomo, nato dalla benedetta fra tutte le donne, abbi pietà di noi. Signore, pietà. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive.